Abbiamo cercato di ricostruire un po' quello che è avvenuto nel 2000, quando con una delibera del sindaco, dell'attuale sindaco del 2000 Valenti, il comune ha proceduto a sistemare il parco della parrocchia, che è diventato un luogo accessibile a tutti i cittadini. I parrocchiani che conoscono questi avvenimenti, che erano inseriti nel consiglio pastorale e che tuttora fanno parte del consiglio pastorale, affermano che l'amministrazione non ha mai erogato alla parrocchia nessun contributo economico. Gli stessi parrocchiani affermano che in tutti questi anni il comune non è mai intervenuto per la manutenzione del parco. Il nostro gruppo pensava di proporre questo ordine del giorno e sottolineo previa informativa e approvazione del parroco di Solignano, al fine di correggere questo errore, perché di errore si tratta, e garantire quanto dovuto alla parrocchia. Voglio anche sottolineare che questo ordine del giorno non deve essere inteso sotto il profilo di una contrapposizione politica. Anzi, credo che la buona fede di tutti i consiglieri e soprattutto degli esponenti, mi riferisco agli esponenti cattolici presenti nelle file della maggioranza, che conoscono bene i sacrifici a cui sono costrette le parrocchie sotto il profilo economico, confermerà l'approvazione di quanto sto per esporre. Quindi non è nostra intenzione attaccare l'amministrazione con questo ordine del giorno, chiediamo solamente un po' di buon senso per ripristinare una situazione che noi riteniamo di errore. Passiamo nel merito dell'ordine del giorno. Oggetto: contributo da riconoscere alla parrocchia di Solignano per le spese sostenute per la manutenzione del parco di Solignano, parte 1. Premesso che in data 10 aprile dell'anno 2000 la giunta comunale ha approvato uno schema di convenzione per la realizzazione di un parco attrezzato in convenzione con la parrocchia di Solignano, e riferimento al verbale numero 50 del 10 aprile 2000, del 10 aprile 2000 divenuto esecutivo in data 18 maggio 2000, considerato che non esiste traccia di documentazione di tale convenzione, e quindi riferisco alla risposta dell'amministrazione protocollata con il numero 10.135 del 2010, considerato anche che il comune, in seguito alla delibera di giunta numero 50 del 10 aprile 2000, anche in assenza di un eventuale accordo controfirmato dalla parrocchia, ha provveduto a riqualificare il parco intervenendo con l'installazione di attrezzature a reti, sistemazioni, illuminazioni, eccetera, e che la stessa amministrazione, dopo l'approvazione della delibera 50 del 10 aprile 2000, riteniamo abbia previsto sino al bilancio 2010 l'erogazione di un contributo annuale di euro 1000 da riconoscere alla parrocchia di Solignano, che si presuppone quale risarcimento per le spese di manutenzione ordinaria annuale, esempio potatura, contributo facilmente verificabile per gli anni 2008, 2009 e 2010, scaricando dal sito internet comunale il bilancio di previsione suddiviso per centri di costo. Considerate inoltre che i contributi annuali previsti in bilancio non sono mai stati erogati, sottolineato che da oltre un decennio il parco è di fatto un ambiente attrezzato, usufruibile da tutti i cittadini e rappresenta in qualche modo un servizio per tutto il territorio, e sottolineato anche che la parrocchia di Solignano in questi anni si è fatta carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria senza ricevere nessun aiuto, e chiediamo al Consiglio Comunale, quindi sia per la Giunta, riconoscere in tempi brevi alla parrocchia di Solignano gli importi relativi ai contributi annuali previsti nei bilanci dall'entrata in vigore della delibera della Giunta del 10 luglio.